supereremo. Veramente prendo la parola solo per ringraziare il carissimo signor Valenziano, e ne siamo tutti convinti. Quando parla lui non c'è niente da aggiungere e niente da togliere, perché nella sua esposizione non troviamo solo arte, la cultura, la teologia, ma troviamo veramente meditazione e contemplazione. E allora credo che possiamo tornarcene a casa col cuore stracolmo di gioia e di grazia. Lo ringraziamo e penso di poter cogliere in voi anche un consenso unanime. Lo ringraziamo e lo incoraggiamo a continuare, perché noi siamo disposti a venire. Se lui ci tratta così bene, sarebbe un peccato non avvalersi di tanta grazia. E allora, carissimo Monsignor Crespino, grazie di cuore, intendo veramente interpretare i sentimenti di tutti per quello che ci do, per come ci ha dato, ci offre, per l'aiuto che ci dai nel riflettere, nel meditare, nel contemplare. Diventa preghiera tutto questo, diventa preghiera. E allora, se possiamo continuare su questa scia, io sarò ben lieto di accogliervi in questa cattedrale, sarò ben lieto di incoraggiare il signor Valenziano, e lui certamente sarà anche lieto di offrirci queste sagge e ricche riflessioni. Ci lasciamo allora con questo augurio e con questo auspicio, ringraziando anche il maestro Diego per quello che ci dona attraverso l'elevazione dello spirito con la musica. Grazie e buona Pentecoste, siamo proprio alla vigilia di Pentecoste. Buona serata.